DJ Fox, Radio Station, la radio che ti rincorre. Questa è l'ora dei fatti. DJ Fox Radio, buonasera a tutti, sono le 18, martedì sera e io sono con Manuela. Ciao Mauro. Ciao carissima, come stai? Tutto nella norma. Nella norma mica tanto, oggi è una puntata veramente molto 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 particolare. È vero, ma questo lo svegliamo tra poco. No, lo svegliamo subito. Dai, perché... non puoi dire sempre tutto subito. Ma no, ma chi è che non lo sa che stasera c'è Sanremo? Siamo in diretta. Ah, ecco. Fra, cos'è, sono 18, tra tre ore inizia finalmente cosa Sanremo. Cosa facciamo noi qua? Vabbè, abbiamo tempo, poi è il tempo di correre a casa, sì. E poi questa sera abbiamo un ospite veramente eccezionale qua con noi. Tanto vabbè, chi ci sta vedendo poi con in video l'ha già capito perché lo vede. Però lo presentiamo fra un attimo, cosa dici? Sì, dai, diamo una notizia importantissima. Raccontiamo adesso questa baggianata così per iniziare e poi presentiamo subito il nostro ospite. Essere vegani, ma solo ogni tanto, eh? Ecco. Ti piace questa cosa? No, perché no? Beh, quando tu ti strapazzi, che ne so, un po' di tofu al mattino, è vero, in quel poi momento basta. Sei vegana, no? Quindi eliminare carne, pesce, latticini, uova, ma solo qualche giorno al mese. Perché si può essere preoccupati per l'ambiente e allo stesso tempo non rinunciare del tutto a bistecca e formaggio. Senza, ovviamente, ognuno può fare e mangiare cosa vuole, naturalmente, no? Senza sì, che... questo è un esperimento che è stato fatto. Sì. E questo il pensiero, infatti, è alla base di un esperimento ideato da una rivista inglese che si è chiesta se ha senso per la salute e per l'ambiente essere vegani part-time. Per rispondere, il giornale ha invitato 19 membri della sua redazione, di cui 13 onnivori, 3 pescetariani, che io manco sapevo che esistessero, ecco, e 3 vegetariani, a seguire una dieta priva di alimenti animali per una settimana. Vediamo, Manuela, che cosa hanno provato. Esclusi dalla tavola non solo carne e pesce, ma anche uova, latticini, miele. I partecipanti hanno notato i pasti per 2 settimane. I primi 7 giorni seguivano la loro dieta e i successivi 7 quella vegana. I dati raccolti sono stati analizzati da un'equipe di esperti dell'Università di Oxford. Il primo effetto esaminato è stato quello sulla salute. L'abbandono dei cibi di origine animale ha diminuito l'apporto calorico giornaliero. Dall'altra parte, però, è aumentata l'assunzione di carboidrati e di fibre. Hai capito? Dimenticare per 7 giorni carne, pesce, uova e latticini avrebbe esito positivo anche sull'ambiente. Secondo i dati, nella settimana vegana le emissioni di gas serra associate alle scelte alimentari dei partecipanti sono diminuite di oltre la metà. Tu, per esempio, che ti cibi prevalentemente di birre scure di Guinness. È vero. Non ci fai anche il bagno. Quindi gas serra a go-go. Sì. Tuttavia la regola giusta è sempre la moderazione, quindi una dieta varia che comprende un po' di tutto e ben distribuito nell'arco della settimana. Questa è l'ora dei fatti. DJ Fox Radio, buonasera a tutti. Eccoci qua, Manuela. Eccoci finalmente qua. Siamo a gamba tesa. Sì. Le tue gambe tutte belle, belle snelle come sempre. Grazie. Allora, benvenuti, bentornati all'ora dei fatti. Siamo sempre qua, Mauro e Manuela, e questa sera abbiamo veramente un ospite che abbiamo voluto per tanti motivi che dopo andremo anche a raccontare e che ci racconterà lui stesso. È con noi Stefano Peiretti. Buonasera, Stefano. Ciao a tutti amici di DJ Fox e dell'ora dei fatti. E benvenuto in questa Eccoci gabbia qui. Di matti. Grazie. Volevamo chiamarla l'ora dei matti, l'ora dei... abbiamo un po' di nomi, l'ora dei gatti. Dei gatti. Senti, caro Stefano, intanto benvenuto, e tu sei qui allora in qualità di scrittore questa sì. sera. Ma non solo, perché tu hai comunque tutta una serie di... specializzazioni, una serie di cose che faccio nella mia vita. Sì, sei una persona attivissima. Io sono informatico, consulente informatico, docente presso una scuola
di informatica. Certo. E, in più ho deciso appunto dal 2017 di scrivere libri. Sì. Ed ecco che qua Manuela qui entriamo nel campo della dell'intelletto. Manuela non so che cosa ci fa con i libri comunque. No, legge libri tanto di cucina. Sì, oppure chi l'ha visto. Ecco, dicevi quindi Stefano, sei veramente in tanti campi e quindi ultimamente anche quello della scrittura. Sì, inizio diciamo la mia attività, ecco, come scrittore di temi sociali nel 2017. Sì. Con non mancano mai. E non mancano mai i casi sociali. Con il libro che racconta la storia di Franco e Gianni, la prima coppia omosessuale che si è sposata a Torino nel 2016. Sì. E abbiamo raccontato, ecco, 52 anni di vita di queste due persone, di Franco e di Gianni, che ho avuto, ecco, la fortuna di conoscere. Che sembra uno scherzo, ma... E sembra uno scherzo, eppure... Ci sono coppie, comunque, diciamo così, eterosessuali che durano... Che durano, sei, ecco, mesi. Sì. E poi successivamente, ecco, approdo nello scrivere il tema, ecco, della violenza di genere. Sì. Nei due miei successivi libri. E soprattutto, ecco, in quest'ultimo tour che ho fatto sulle trappole dell'anima, sì, che è il tuo ultimo, che è il mio ultimo romanzo. Romanzo, e, che tra l'altro ricordiamo che l'intervista Nice to Meet You con Stefano Peiretti è andata in onda proprio su DJ Fox Radio, l'intervista completa, sì, la presentazione del libro circa un mesetto fa. Parlavamo fa, anche sì, con un avvocato, l'avvocato, sì, Elena Gonteo, che lei è proprio specializzata in, diciamo, in penale, e sì, quindi lavora, ecco, a fianco di tante donne che subiscono violenza, cercando, ecco, appunto di salvarle, ecco. Ecco, guarda, noi con Elena Cerutti, con Monica Cerutti, che sono stati tanti anche ospiti, no, da noi, sì, all'ora dei fatti, anche con Daniele, che sta, insomma, Daniele Bricco, abbiamo, che salutiamo tutti, abbiamo sempre portato veramente molto in primo piano questa piaga sociale, no, che è la violenza sulle donne. Io ti chiedo adesso, Stefano, visto che siamo veramente nel centro della questione, a che punto siamo con questo problema? Allora, credo... In piemontese io direi al pian dei babi. Al pian dei babi. Allora, è stato fatto, sono stati fatti dei passi, ma c'è ancora tantissimo da fare. Io penso solo alle ultime notizie che sono uscite in questi giorni. Ultimamente 4 donne ammazzate in Italia, sì, in 31 giorni sulle cronache in 31 giorni 11 donne, cioè sono impressionanti questi dati. Stiamo parlando in un mese 11 donne ammazzate, ma il problema non è solo il femminicidio, che è una piaga, sì, ma è la punta dell'iceberg di quello che è la violenza di genere. Certo, e perché poi la maggior parte delle donne non denunciano. La maggior parte delle donne non denunciano, non hanno la forza di denunciare. Sì, sì. Il coraggio, ecco. E l'obiettivo anche del mio libro, ecco, del libro che ho scritto, ecco, insieme all'altra coautrice, che abbiamo raccontato una storia reale, una storia vera che è successa. La cosa importante è far capire a tante donne che subiscono ancora violenza che c'è una strada per uscire, certo, da questo fenomeno, da questa storia malata, come la definisce uno dei protagonisti. E guarda, del libro, nei nostri incontri precedenti con personaggi di cui abbiamo fatto il nome è scaturita anche un'altra problematica, che è forse la casistica peggiore di tutte, cioè quando una donna è talmente innamorata del marito che arriva a convincersi che la cosa sia giusta. Che la cosa sia giusta, ecco, ed è uno dei temi, ecco, che è stato trattato nell'ultimo libro, perché ho voluto dare, ecco, chiaramente voce ad una donna, voce ad un, diciamo, anche ad un uomo che ha aiutato questa donna, prendendola per mano, dico sempre. Ma è importante capire, ecco, che ci sono tantissimi centri antiviolenza, tantissimi professionisti del settore
che vi possono aiutare se c'è qualcuno, ecco, sì, sintoni- sì, qualcuna sintonizzata, ecco, che ci quindi sente non siete e sole. Ha bisogno, non siete sole, ecco, ci sono i numeri di aiuto, quindi sfruttateli. C'è tutte le possibilità, avete tutte le possibilità in mano, dovete solo fare una scelta, la scelta di dire continuo in una situazione insana oppure cerco di uscirne. Certo. Ovviamente, come dicevo prima, il femminicidio è la punta dell'iceberg, c'è tutto il sommerso, tante donne che stanno zitte per paura, per la vergogna, per tantissimi motivi, e questo, diciamo, è risolvibile. Risolvibile, ecco, c'è una speranza. Ma io guardo, ti dico, ogni tanto Manuela, quando mi fa disperare, due sberle gliele do. E che poi le prende il problema. E poi le mi tira il microfono in testa. State con noi, ci ascoltiamo una canzone spettacolare di Francesco De Gregori, che è più o meno la data di nascita di Manuela, che è il 56. Sei una delle canzoni più belle, ma ce l'ascoltiamo subito. State con noi, state con DJ Fox Radio. Questa è l'ora dei fatti. Noi lo stiamo dicendo, ma in realtà non ce ne frega veramente una beata fava di Sanremo. Però siamo qua, io, Mauro, che sono con Manuelina, e Stefano Peiretti con noi questa sera. Ci sono due cose da dire invece su Sanremo. Sì, perché... che proprio ci riguardano, che proprio sono legate al discorso di prima. Al di là della critica che è stata mossa, ecco, a Junior Kelly in questi ultimi giorni, ecco, e ad Amadeus, però devo dire che la cosa bella sembra che stasera si apra parlando della violenza di genere. Questa è una cosa che mi riempie di gioia, perché in una trasmissione su Rai 1 bisogna anche parlare di questi temi sociali, sensibilizzare, sì, sensibilizzare soprattutto. Io qua lo dico, ecco, questo libro qui, Le Trappole, è stato firmato come prefazione da Orietta Berti, che è comunque un personaggio importante, sì, nazionale, che un personaggio artistico che può portare ovunque, ecco, e sensibilizzare anche con la sua presenza. Quindi è importante, diciamo, anche quello che fanno, ecco, questi personaggi. Oltretutto Rita Berti è una delle persone che ha avuto una storia d'amore perfetta, fantastica, sì, due vero, figli meravigliosi, cioè più di 50 anni di matrimonio, anche lei, di amore, no? Ecco, e quindi è stata una cosa veramente, è bellissimo che comunque, per dire che una donna così sicuramente tranquilla, ormai realizzata in amore, si dedichino, si anche dedica anche a questi temi sociali, sì, ecco, quindi è importante che questi messaggi passino anche attraverso la televisione pubblica, certo, soprattutto sì, perché sì, è importante, ecco, sì, è importante per i ragazzi con cui, ecco, bisogna entrare nelle scuole, bisogna entrare nella testa dei ragazzi, bisogna, certo, iniziare a fare formazione, sì, a mettere il seme, a mettere un della seme, civiltà. Poi quel seme crescerà con calma, ma iniziamo ad annaffiarlo, come dico sempre. Sì. Dico sempre una frase: il futuro sono loro, ma i responsabili siamo noi. Vabbè, certo, ma infatti, quindi impariamo e facciamone tesoro. Ecco. Infatti, i bambini maleducati non sono maleducati, no, non sono cattivi, glielo insegniamo noi. Perché sono figli di genitori incivili, come, sì, il cane che fa le sue cose sul marciapiede, il povero cane non è il cane, no, non, ecco, è colpa del cane, poverino, ecco. Stefano, io so che Manuela vuole parlare anche di omofobia. Io avevo una battuta per te, ma me la tengo, ecco, tientela ben stretta e falla maturare, che poi te la innaffio io dopo. Sì, io volevo chiedere, insomma, sull'omofobia, Torino e l'Italia stanno facendo passi avanti? Siamo sempre lì, siamo sempre allo stesso discorso, purtroppo. Allo stesso piano di prima. Stesso piano di prima, si parla, si è fatto, ma non si fa mai abbastanza. Siamo arrivati, ecco, chiaramente le unioni civili sono state una piccolezza, ecco, un palliativo. Un palliativo, ecco, perché bisognava arrivare al matrimonio egualitario, dal mio punto di vista. Ma dall'Europa, è una cosa che appunto, ci ha obbligati. L'Europa ci ha obbligati, ma cosa dobbiamo? Arrivare di nuovo che l'Europa ci obblighi per il matrimonio egualitario? Pensiamoci, ecco, quindi questo è un punto interrogativo. Chiaramente parlare di omofobia vuol dire parlare, ecco, di quella che è
la diversità che fa paura, il fatto di non conoscere che fa paura, e che non conoscendo e avendo paura di quello che non si conosce, facciamo anche degli atti che non vanno bene. Ultimamente sì. Parlo anche interno, ecco, alla scuola, vedo tantissimi ragazzi che, non essendo informati del tema e non vedendo, ecco, che la diversità porta, ecco, ha delle positività, perché dico sempre che ci sono, può portare, ecco, dei buoni risultati nel momento in cui parliamo di diversità ai ragazzi. La diversità non ci deve far paura, la diversità deve essere un modo per poter conoscere, per poter prendersi per mano e conoscere l'altro. Certo. Parlare... Quindi entra in gioco anche quello che è il bullismo, sì, nelle scuole, sì, 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 sì. Perché non si parla solo di bullismo come lo percepivamo, ecco, sì, quando andavamo a scuola noi, ma proprio per il fatto che i ragazzi non conoscono, entra in gioco quello che è il bullismo, quello che è un atto ripetuto, continuo, verso ragazzi che sono deboli, certo. Quindi ecco, è, ma importante. Che correlazione c'è tra, secondo te, tra omofobia e ignoranza? È una bella domanda, credo che comunque, beh, un po' su tutto, ecco, perché... se noi non conosciamo... Però non è un'ignoranza, cioè, voglio dire, può essere anche una persona molto istruita, anche socialmente molto perché in si alto, ha paura, no? Perché si ha paura. E quello è il grosso problema. Quindi, dal mio punto di vista. Se è localizzato nella paura di non conoscere... Di non conoscere un determinato aspetto, perché fa paura il fatto magari di stare insieme ad una persona che magari è omosessuale, oppure una persona che è di un'altra nazionalità. Io sì, vedo... Etnia, sì. Parliamo solo... Ultimamente si parla tanto di coronavirus. Sì. Non voglio entrare nel merito, sì, su questo aspetto, ma ci sono stati tanti, diciamo, cinesi che hanno avuto dei trattamenti tremendi. Quindi, e perché? Perché noi non abbiamo queste persone, ecco, che attuano violenza verso quello che non si conosce, perché non hanno la conoscenza. Certo. Punto sempre lì, è, ecco, ancora perché peggio, è ancora peggio se, sì, impariamo, sì, invece a parlarne in tutti perché... i modi, anche attraverso i libri. E non è un pretesto anche invece per dare sfogo a quella, a una rabbia dentro innata magari, certo, di qualcuno? Certo, quello sicuramente. C'è anche quello che si parla, ecco, di omofobia interiorizzata, quindi qualcuno che ha paura di fare coming out e quindi tira fuori il peggio di sé, ecco, certo, tira fuori quella rabbia interiorizzata perché ha paura anche di farsi... aiutare, sì, sì, e sì. Purtroppo bisogna iniziare a parlare di questi temi sempre. E noi adesso ascoltiamo un po' di musica, sì. Questa è l'ora dei fatti. Siamo sempre Mauro, Manuela e Stefano Peiretti con noi questa sera, che ci sta dicendo delle cose veramente molto belle, molto, cioè, belle nel senso che interessanti e utili, e belle che si dicano, ecco, diciamo così. È brutto purtroppo perché si devono dire alla fine. Sì. Sì, sì, sì. Parlavamo anche proprio di un linguaggio. Sì, è importante utilizzare anche un certo linguaggio da parte nostra come adulti verso i ragazzi, ma come si sa, il web è pieno di parole d'odio. Sì, una trappola proprio. È proprio una trappola, ecco, a tutti gli effetti. Il web porta, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Chiaramente, se utilizzato bene, è un discorso, quindi ecco. Ma perché si può offendere motivo... stando dietro nascondendo? Purtroppo sì, e non solo, ecco, si può arrivare anche a fare certe cose non tanto belle, ecco. Assolutamente. Soprattutto... coinvolgere emotivamente molte persone e purtroppo, ecco, parliamo solo di
se prendiamo il tema bullismo, questo è un esempio. Quanti sono i ragazzi che molte volte tentano di fare il gesto estremo perché vengono insultati, derisi, perché sì, vengono anche piccoli giovani, 13. Piccoli giovani, certo, 13-14 anni per il loro orientamento sessuale, o come si diceva prima, ecco, oppure perché sono di una nazionalità diversa. Sì. Perché, come dicevo, la diversità fa paura. E quindi è importante iniziare ad educare questi ragazzi a non utilizzare più parole di odio, a evitare quello che è poi la conseguenza del bullismo, che è il cyberbullismo. Sì. Quindi anche solo un video, anche solo una foto, anche solo un'immagine inviata anche su WhatsApp che viene diffusa, può creare dei danni irreversibili. È stato clamoroso quel caso di 2 anni fa, sì, di quella ragazza che è stata si è uccisa. Sì. Non è solo quello, ogni giorno, ecco, ne sentiamo di tutti i colori. Penso solo al mio paese, paesino, ecco, in provincia di Torino, che le professoresse, la vicepreside, ecco, molte volte attua, ecco, delle misure di prevenzione, ma esiste video che vanno in giro, certo, su chat di WhatsApp, fermare. Non si possono fermare, perché una volta dato l'input è la fine, e purtroppo viaggia non solo video, sì. Video, ecco, di zuffe, ecco, all'interno, anche sesso esplicito, pedopornografico, sì, soprattutto attuato nella scuola, certo, quindi vedo solo, ecco, il bullo di turno che magari violenta una ragazzina, certo. Quindi rientriamo di nuovo nell'ambito, ecco, sì, sì, di quello che non è il rispetto della persona, certo, ecco. Senti, questo tuo romanzo, appunto, Le trappole dell'anima, che al momento è ancora l'ultimo, ha fatto un tour, l'hai portato in giro, l'hai raccontato, ecco, sì, c'è bisogno ancora proprio di questi libri oggi? C'è ancora di bisogno. Come anche il libro di Elena Cerutti, che lo ricordiamo, lo sconosciuto, no? Sono libri, sì, che proprio raccontano queste violenze. È importante parlare di questi temi, come dicevo prima, anche attraverso i libri, perché anche solo se uno si salva, una donna, un uomo, si salva da questo inferno, è qualcosa. È un bel esempio, sì, ma è servito a qualcosa. Credo che non sia necessario vendere migliaia di libri a non finire, ma l'importante è che anche un solo libro vada in mano ad una donna che abbia bisogno, e possa salvarla. E lì il libro è servito. Sì. Io sono per quella che è la narrativa sociale, e quindi tratto temi e storie realmente accadute, e poi ovviamente molto è coperto, tipo chiaramente il nome della donna, ecco, dell'ultimo libro è un nome inventato, sicuramente, perché, certo, deve essere coperta, ecco, la privacy di questa donna, però è importante, ecco, entrare in quello che è, diciamo, la letteratura, quella, sì, che è la letteratura narrativa, per poter mano a mano collaborare, ecco, per io collaboro, usufruirne, e io collaboro molto anche con centri di violenza, certo, con associazioni che si occupano del tema. Penso solamente a Settimo, con un'associazione che è diventata ultimamente, ecco, un centro antiviolenza, ma penso anche al CPG, certo, che ci sta ospitando, esatto, ecco, è un centro antiviolenza, ecco, quindi penso solo al CBC, che è uno dei centri di protagonismo giovanile molto fiorente, pezzo, molto sul pezzo su tutti i temi sociali, in linea con DJ Fox Radio, sì, ovviamente. Musica, allora, Manuela, cosa ci ascoltiamo? Giovanni Truppi, Calcutta con Mia. Benissimo, tutta per voi, allora, dei fatti. Questa è l'ora dei fatti. Cara Manuela, anch'io non voglio nessun'altra che te. Sì, adesso me lo dici, perché ci sono solo io.
Siamo sempre all'ora dei fatti, Mauro Manuela e questa sera Stefano Peiretti con noi. Allora, stiamo parlando proprio di tante cose molto socialmente utili, come la violenza sulle donne, come contrastarla, l'omofobia. E io ti chiedo adesso, caro Stefano, come continueranno i tuoi impegni? Il futuro, cosa vedi? Il futuro vedo che è da un po' di mesi, ecco, che io sto lavorando insieme al mio staff per un libro nuovo. Sì. E questo non spoilerò, ecco, di cosa si parla. Beh, intanto ringraziamo anche Stefano Francescon, che sì, è il tuo impresario. E il mio general manager. Certo. E ringrazio tutto il mio staff che si sta occupando, ecco, insieme a degli enti anche istituzionali, però non vi svelo nient'altro per questo nuovo progetto. Sì. Un nuovo progetto a fianco, ecco, di tantissime realtà, a fianco dei giovani, a fianco di tante famiglie, a fianco anche a fianco delle persone anziane, per contrastare uno dei fenomeni più, sì, perché più anche in voga, ecco, vengono presi comunque d'assalto. Sì, sì, uno, sì, diciamo più in voga, ecco, in questo periodo, quindi. Bene. In bocca, allora, al lupo, sì, allora. Tanto... Vive il lupo, vive, bravo, il lupo. Intanto noi ricordiamo che Stefano Peiretti e DJ Fox Radio sono comunque uniti. Grazie, grazie. Abbiamo... del vostro impegno e di esserci, ecco, a fianco del mio impegno. Beh, noi dove c'è veramente da combattere diversità e bullismi, siamo veramente sempre in prima Siete linea. Una delle poche radio, ecco, che, che ci mette la faccia, perché è importante su questi temi metterci la faccia. Io ce la metto, DJ Fox ce la mette. Noi ce la mettiamo. E, quindi... voi che ci seguite ce la mettete la faccia. E noi speriamo veramente che le cose riescano a cambiare un po' e che le persone si evolvano, no? C'è un'evoluzione naturale, speriamo che si arrivi anche a un momento in cui le persone possano capire che gli altri non è che fanno le cose sbagliate perché le fanno diverse dalle tue. Ecco, sì, questa è la cosa più importante. Questa è l'ora dei fatti. DJ Fox Radio, eccoci qua, siamo in dritta d'arrivo, abbiamo parlato veramente tanto questa sera, ma non potevamo fare diversamente con un ospite come Stefano Peiretti. Con temi importanti, quindi ti ringraziamo, sì, sì, Stefano. Grazie a voi, grazie, grazie DJ Fox Radio. E ricordiamo che questa puntata sarà ovviamente in replica domenica alle 16, sempre su DJ Fox Radio, e poi sarà anche visibile in video, poi sui nostri canali, che me lo dici saprete adesso tutto. Ci fosse Milonga saprebbe cosa dirti sul tuo. Grazie a tutti, grazie ragazzi. L'ora dei fatti tutti i martedì alle 18, state con noi. E stasera, Sanremo, allora, cara Manuela, vado a cena. Ciao, 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 ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. DJ Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale.